Ciao, oggi faremo un video bellissimo. Qualcuno manca, vedete, perché Caterina Riccione, la Giada, è in Corea. La Miki parte per i campionati del mondo, quindi non ci sono. La Faddina è in vacanza, la Emina è in vacanza. E noi facciamo allenamento e quindi facciamo i video. Ok? Letizia già. Allora. Oggi facciamo questo video che vi ho detto che è bellissimo, cioè le grandi e le piccole si sfidano. Potete sfidarvi solo su prove di forza, ok? In una 10 secondi challenge. Siete divise così, quindi Deborah fa parte delle grandi, Emma grandi, Edoarda grandi, Camilla grandi, Letizia grande. Ok, perché voi tre siete 2007, però saremmo dopo dispari, no? Quindi la Rosa, Letizia e Camilla siete 2007. Però guardiamo la data di nascita, quindi tu sei nata Il 27 giugno, giugno, 20 agosto, agosto, 9 ottobre. e quindi tu fai parte delle piccoline. Piccole, Rosa, Irene, Alessia, Joy e Bea. Quindi sfide di potenziamento in una 10 secondi challenge. Va bene? Perfetto. Allora fate bim bum bam o sasso carta forbice Letizia con Joy e vediamo chi è che parte. Allora, voi iniziate, sì, direi di sì, a sfidare, ok? Avete 30 secondi per pensare alla sfida. Noi non abbiamo capito una cosa, ma cioè noi sfidiamo loro, cioè solo una di loro lo fanno solo loro? O... No, praticamente tu dici, vi sfido a fare 10 chiusure in 10 secondi, tu lo fai e fai 9. Poi le guardi e dici ok, adesso vi sfido a superare il mio numero. Ok? Ci siamo. Cosa fate? Le chiusure della spalliera? Perfetto. Vieni Andre col cronometro, per favore. Allora, bimbe, guardate perché vi sfidano a fare in 10 secondi più chiusure. Ire. Ah sì? Sì. Sei brava nelle chiusure, Ire? No. Allora, vabbè. Voi pensate chi schierate contro la Debo, eh? Ok? Debora, sei pronta? Vai. Tempo parte quando tocchi lo spazio. Cioè, No, quando sì. stacco dallo spazio. Quando decide di partire. Uno, due. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bravissima. Bravissime. No, non è detto, sai, guarda che 8 è un buon numero, eh. Irene. Vai. Le gambe devono essere perfettamente tese. Vai dove vuoi. Lì c'è qualche barbatrucco che poi riesce a rubare, ecco perché vai. Dai. Uno, due, tre, gambe tese. Quattro, cinque, sei, sette. Sfida non superata! Vince la squadra delle grandi! Ok, allora adesso tocca a voi. Ma facciamo. Sì, è arrabbiatissima. Facciamo che voi andate avanti fino a quando loro non perdono oppure tocca a loro? Tocca a loro. Tocca a loro? Va bene. Ok, ce l'avete già?
Vai, dimmi cosa. È Joy? Sì? È una posizione più yoga. Cioè, di forza. Vediamo. Sì, è questa. Ma la provo? Sì, prova. Brava, Jen. Ok, per 10 secondi, vediamo. E dopo, prima che andate voi, provate. O provala adesso, va bene, provate. Così decidete chi è che farà la sfida. Posso sputare il fegato? Ce l'ho quasi messo. Eccolo, che ma con le gambe unite. Oddio, te non avevi proprio unite, eh? Cioè, non... Brava Bea! Ok, andiamo con la Joy. 10 secondi, sì. Ci provo, ascolta. Il tempo parte quando stacchi i piedi, si ferma quando li riappoggi. O appoggi qualsiasi altra parte. Quando vuoi. Ok, le gambe non le avevi proprio unite, quindi le gambe sono libere. Chi schierate? Brava! Ha sfiorato, direi, dai! Anche secondo te? No, secondo me è valido. È perfetto! Vince ancora la squadra delle grandi! Forza, piccole! Tocca a voi! Ok, vai, cosa volete sfidarle? Alla parallela. Ah, forte! Ottimo, chi lo fa? Tu. Allora, potete provare velocemente. Esatto, in 10 secondi, ma con la tirata, Ah, sì? Eh sì. Con la tirata lei. Certo. No. Col mento sopra le mani. Col mento sopra le mani. Esatto, così. Chiaro? Vai Ale. Ok, io direi Ire. Me l'ho già fatto. Vabbè, fa niente. Brava Ale! Va bene, allora parte Letizia. In 10 secondi quanti ne fa? Sì, appena parte girare la prima mano, Andre. Ma come si contano? Cioè, giro, giro uno. No, ogni volta che gira. Ogni mano è un po'. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti, ventuno, ventidue, ventitré, ventiquattro, venticinque, sei, otto, ventinove, trenta, trentadue! A un certo punto c'è stato un attimo di panico. Irene, per la squadra delle piccole. Dai Ire ce la puoi fare. Dai Ire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24!
Dai, però brave, brave. Bravissime. Allora, direi che le piccole si devono ancora allenare per diventare come le grandi, vabbè, normale, eh? Ok? Quindi questa sfida per ora finisce che con le grandi battono le piccole. Prima le grandi! Ciao.